Uè, non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, anche oggi un bel po' di news per quello che riguarda Fortnite, quello che è successo nelle ultime ore e il nostro futuro. Ovviamente tutti parliamo del nuovo bundle uscito e anche del piccone Mint che finalmente arriva anche in Italia. Molti di voi mi hanno mandato su Instagram un'immagine con un acquisto qualsiasi di un prodotto ufficiale di Fortnite dentro i GameStop italiani e che hanno quindi ricevuto fisicamente la tesserina da grattare con il codice per riscuotere il piccone. Sono veramente felicissimo che Epic Games abbia anche mandato i codici qua in Italia. Sono molto contento che molti di voi siano riusciti ad ottenerlo anche in modo da finire tutte le truffe che purtroppo sono capitate in questi giorni e la compravendita di picconi sicuramente esagerata. Nel video di oggi però parliamo se nuova skin army, se ho tempo di farvela vedere perché c'ho della roba un pochettino più importante da dirvi. C'è come ieri una skin abbastanza particolare nelle armi che è presente nei file di gioco, un po' ambigua. Parleremo anche di questo nuovo fenomeno che sta accadendo per gli streamer di Twitch, quindi i grandi streamer mondiali di Twitch che stanno un pochettino scappando tipo cerbiati nella nebbia, nel senso. Vi faccio vedere un pochettino chi se ne va, perché se ne vanno, cosa fanno, chi lo sa. Tante altre cose, ma anche l'argomento del giorno sul titolo in 1000 V-Bucks che ieri Epic Games ha dato e che anche oggi probabilmente darà a determinate persone. Prima però volevo ringraziare tutti quelli che ogni giorno passano a salutarmi in live su Twitch dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per supportarmi e ovviamente grazie di cuore a tutti voi che utilizzate il mio codice creator Xuderone. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima però la domandina la devo fare. Anche ieri mi avete risposto in tantissimi con le vostre kill fatte in solo duo squad. Domanda di oggi molto più diretta, porca miseria. Ma te cosa ne pensi del Darkfire Bundle? Un bundle abbastanza importante, sono 30 euro da cacciar giù se volete 13 oggetti esclusivi che ovviamente non troverete mai nel negozio. Belle le tre skin, carini anche i tre backpack, ci sono i tre picconi, le tre coperture e il balletto. Voi cosa ne pensate? A me personalmente non dispiace niente di esagerato, non dico che è brutto, non dico che chissà che cos'è. Io l'ho preso per le tre coperture che entrano di diritto nella mia collezione di coperture, avendocele tutte non potevo ovviamente perderla. Ma quindi ciancia le bande e bando alle ciance, andiamo subito ragazzi a vedere una roba interessantissima direttamente dai leakers. Sembrerebbe che dopo il termine, quale dito devo usare questo? Dopo il termine della LTM Re della Tempesta arriveranno due nuove LTM, in realtà in chiave rivisitata di modi di gioco che già conoscevamo. La modalità fuga, una delle mie preferite, per chi non se la ricorda, quella dove ci sono delle squadre che devono prendere il lama di diamante e portarlo nei camion per scappare, e la modalità battaglia contro il cibo. Quest'ultima modalità, entrambe ripeto, non saranno uguali a quelle che abbiamo visto. L'ultima modalità, quella di battaglia contro il cibo, è molto interessante perché nei file di gioco hanno inserito
delle stringhe di codice relative alla skin Bao Bros, che in realtà in inglese si chiama Dumpling. Questa skin è stata inserita più di un anno fa. Sappiamo però anche che Epic Games è sempre avanti circa di un anno con quello che noi vediamo e quello che loro hanno già progettato. Quindi ci può anche stare il discorso che nella nuova modalità battaglia con il cibo non vedremo ovviamente la Pizza Pit e il Dur Burger scontrarsi, ma ci saranno il Taco Bell e il Bao Bros. Quindi stiamo a vedere ovviamente quello che succede, perché le novità arriveranno prestissimo. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento. Va che bella faccia qua, bella sorridente, felice come la Pasqua a Capodanno, il signor Courage JD. Perché vi faccio vedere Courage JD? Perché è uno dei grossi streamer che in questo momento è un po' in una fase di stallo. Si diceva che anche lui avesse firmato un contratto con Microsoft, e quindi con Mixer, per spostarsi definitivamente sulla nuova piattaforma di streaming nella quale già Ninja oramai da 2 mesi abbondanti si è spostato. In realtà momentaneamente ci fanno sapere il general manager Rod Breeslewood, che è se non ricordo male quello dell'agenzia di Jack Courage, che è anche la stessa agenzia di Ninja e di altri streamer super famosi, che momentaneamente si è spostato su YouTube. Su YouTube in realtà non ci sono dei contratti veri e propri con gli streamer, è tutta una meccanica un po' diversa. Staremo a vedere se lui e molti altri cominceranno questa migrazione principale su Mixer. Io personalmente ho saputo che ci sono delle proposte, o comunque anche voi, se avete 1000, 2000, 3000 follower su Twitch, potete provare a fare una candidatura per proporvi a Mixer. Non chiedetemi come si fa, perché non ne ho assolutamente idea, ma mi arriva da fonti abbastanza ufficiali, quindi staremo a vedere anche qua cosa succederà e se anche qualcuno in Italia verrà spostato su Mixer. Andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi. Bada! Proprio così, a specio. Questi 1000 V-Bucks vengono dati da Epic Games. Ieri ne hanno dati parecchi, ne daranno anche oggi. E la domanda giustamente è: Xiuda, perché questi V-Bucks li stanno dando? Perché nei giorni precedenti alla patch che è stata fatta oggi, poi va bene, parliamo perché so su un casino. Quando andavi a aspettare un tuo compagno di squadra, poteva capitarti di essere bannato per 24 ore per teaming o porcate del genere. Ovviamente era, ripeto, un bug, ed Epic Games ha regalato proprio 1000 V-Bucks a tutte le persone che hanno subito questa ingiustizia, e quindi per scusarsi ovviamente fissando anche il bug in questa nuova patch. E andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento. Parlo della nuova Fiocina, ma non voglio soffermarmi sulla nuova Fiocina, bensì il discorso è molto più profondo. Due parole, l'abbiamo vista tutti in game, io l'ho vista proprio per caso aprendo una cassa con dentro le canne da pesca, e ci abbiamo caricato subito il video perché si pensava addirittura fosse un bug o comunque un oggetto non ufficializzato da Epic Games. In realtà rarità raro, 75 di danno, 10 colpi. Con la Fiocina ci puoi fare un sacco di roba, ci puoi arpionare la gente, ci puoi pescare, puoi prendere anche il loot a terra. Qual è il problema grave di questa Fiocina e di tutto quello che è successo ieri? Che Epic Games non ha detto una parola su questa roba, cioè la gente si è trovata in game con sto oggetto nuovo. Io sapevo che doveva essere inserito, perché nella patch quella del passaggio dalla season 10 alla season 1 avevamo anche visto delle armi, ce ne sono altre 3 o 4 che dovrebbero inserire, e c'era anche appunto l'arpione barra la Fiocina. A me personalmente non sembra giusto che Epic Games non stia più dicendo quello che fa nel suo gioco, nel senso, non escono più le patch notes, non mi metti più neanche le notizie se stai per inserire un oggetto barra arma in game. Ragazzi, quando hanno inserito
anche nella season, a parte che in season 10 non ricordo se fosse stata inserita un'arma nuova, ma le ultime armi che mi ricordo, come minimo 3 giorni prima te la sparavano prepotentemente nelle notizie. Ora non mi piace molto, se devo essere sincero, questo nuovo modo di operare da parte di Epic Games, che sta un po' lasciando all'oscuro, ci smenano loro, perché potrebbero tenere e fare come hanno sempre fatto, in modo che i creator potrebbero anticiparvi le notizie, creare hype e tutto quello che ovviamente ne consegue. Insomma ragazzi, tanta roba anche per il video di oggi. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un pollicione in su. Noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao!